Provo sempre un po' di imbarazzo quando incontro questa pagina, pure così importante, ma così difficile da capire, da interpretare, soprattutto in questo tempo, soprattutto nelle nostre concrete situazioni, soprattutto in un'epoca in cui parlare di coppia, di matrimonio, di divorzio è diventato così difficile, come maneggiare la criptonite. Perché so bene quello che da sempre proclama la Chiesa, da sempre, da qualche millennio, anzi da un millennio proclama la Chiesa rispetto al matrimonio come sacramento. So bene quanto è importante portare avanti un messaggio sull'amore, sullo stare insieme in un'epoca così polemica, così irrisolta rispetto alle relazioni di coppia. Ma so anche che statisticamente almeno quasi 9 milioni di italiani vivono da soli. E la gran parte delle persone che hanno delle relazioni affettive, amorose, o convivono, oppure sono risposati, oppure non vivono pienamente quello che è il messaggio cristiano. Questo perché? Perché sta cambiando radicalmente, profondamente la nostra società e la nostra cultura. Dalle mie parti, ad esempio, nella mia diocesi, nella mia chiesa di Aosta, una o forse due coppie ogni 10 sceglie di sposarsi nel Signore, non in chiesa, è un'altra roba. Insomma, c'è un po' il rischio che entriamo in una specie di pantomima, per cui io adesso vi parlo di quello che sono i grandi valori della coppia cristiana e il divorzio che non va compiuto, eccetera, 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 e poi voi, come tutti, fate come riuscite. Se avete avuto la fortuna enorme, straordinaria, di avere accanto a voi la persona che amavate e che amate, con cui magari avete fatto dei figli, e con cui state bene, con cui volete crescere e vecchiare insieme, è viva, è tutto semplice. Ma se invece accanto a voi magari non avete la persona che pensavate fosse, o voi non vi siete trovati in sintonia, oppure siete stati lasciati, oppure avete incontrato un'altra persona, o nulla di tutto questo, e siete soli come dei cani, questa pagina è obiettivamente difficile da accettare. Allora dobbiamo avere l'umiltà, io per primo, di togliere i calzari e di provare ad ascoltare quello che veramente la parola oggi ci vuole dire rispetto all'amore a due. Lo so bene che quando parliamo d'amore stiamo scalando una montagna, non per niente sono venuto qui nella Val Venia, alle mie spalle c'è la Nuara del Peuterei, una delle vette che compongono lo stratosferico e gigantesco massiccio del Monte Bianco, 40 km di montagna. Ebbene, perché quando parliamo d'amore parliamo di una cosa che sentiamo profonda, intima, che ci fa battere forte il cuore, che è il nostro desiderio più profondo, più vero, più autentico, e nel contempo ci rendiamo conto di quanto poco riusciamo a vivere l'amore. Alcuni sì, per carità, però gli altri un po' così sostanzialmente. Ed ecco allora che da una parte c'è questa specie di affermazione di saldi e sani principi che ci sono, attenzione bene, dall'altra però la constatazione a volte amara che io quella roba lì non l'ho vissuta. È bello allora partire dalla magnifica pagina della Genesi che abbiamo ascoltato, uno dei due racconti della creazione dell'umano. E avete sentito questo desiderio di Dio, questo Adonai, questo Elohim, in questo momento ancora non ha il nome dato, poi rivelatosi a Mosè, Adonai appunto, Yahweh, Elohim che decide, dopo aver creato il mondo, di creare l'umano. L'umano che è ancora sessuato, è in sé maschile e femminile, ovviamente una parabola, un racconto, non è una puntata di Piero Angela e di Quark. Allora cosa fa? Si rende conto che l'umano che ha creato a sua immagine, poi è lui che deve fare la somiglianza, lo ha coinvolto nel dare un nome a tutti gli animali, a tutti gli esseri viventi. Dare nome vuol dire conoscere, vuol dire che sei un gradino più in alto. E però vede che l'umano è triste, è amorfo, perché il rapporto è questo, lui sopra e gli altri sotto. E a un certo punto Dio si interroga, dice: ma forse c'è qualcosa che non va, forse ho sbagliato. E allora cosa dice? Non è bene che l'umano stia alla sua solitudine. Ecco, questo è il primo grande messaggio che riceviamo oggi. Non è un bene la solitudine, là dove non intendo il bel momento in cui siamo soli per riflettere, per entrare in noi stessi, per fare una passeggiata autunnale in un magnifico bosco della Valle d'Aosta, dove siete. No, quella solitudine che pesa, quella solitudine che mi crea angoscia. Beh, non è bene, sapete perché? Perché siamo fatti a immagine della Trinità.
Perciò non è normale stare soli, se siamo fatti a fotocopia, immagine, se il nostro principio ispiratore è la comunione di Dio Trinità, per forza stiamo male. E allora Dio dice, ma aspetta, fammi venire un'idea. E l'idea è questa, letteralmente in ebraico c'è scritto, farò un altro come di fronte a sé. Cioè non più questa posizione, ma uno di fronte all'altro. Quasi un avversario, quasi un concorrente, quasi uno che non la pensa come te. E cioè la solitudine si può colmare soltanto quando vedi che questo vuoto da colmare è la relazione con un altro diverso da te, non tua fotocopia, non tuo specchio, non uno che la pensa come te, non uno che è sempre lì a dire signor sì, ma un altro contrapposto in cui insieme cercare di tornare alle sorgenti. E così scopriamo una prima fondamentale regola, che un innamoramento, una relazione, nasce dal constatare una mancanza, da un vuoto, che non è un vuoto da colmare, ma un vuoto da condividere, è un vuoto da percorrere insieme a qualcun altro. Allora cosa fa Adonai Elohim? Fa addormentare l'umano, perché l'amore è qualcosa che noi non conosciamo, non ne sappiamo l'origine, è inutile che ce la raccontiamo. E poi lì prende una parte, noi diremmo, tutti noi siamo stati abituati a pensare alla costola di Adamo, che può anche essere una traduzione, ma mi piace di più tradurre come fa già nel Medioevo il grandissimo rabbino Rashi di Troyes, potremmo dire quasi l'inventore dell'esegesi biblica, perché dice che quella parola ebraica che noi traduciamo con costola si può anche tradurre con lato. Per avere un'idea, è un po' come se Adonai Elohim prendesse l'umano e lo tagliasse a metà e poi creasse una distanza fra l'uno e l'altro, come, questo è il significato di quella parola, due lati di una porta, due stipiti di una porta, uno di fronte all'altro sì, ma con una distanza per creare un vuoto, e questo vuoto viene, come dire, colmato da un appoggio che è l'architrave. È un'immagine fantastica. Quindi noi che tendiamo invece a avere un amore di fusione, io insieme all'altro, i giovani sono ancora più affascinati da questo, in realtà il racconto del libro della Genesi si dice no, certamente l'altro è una parte di te fondamentale, ma è una parte di te che è distante da te, quella giusta distanza che deve avvenire in una relazione di coppia. Tutto bene quindi? Mica tanto, perché quando l'umano diventato uomo si sveglia, rovina tutto. L'uomo Adamo si sveglia e dice, ho capito tutto, nota bene, stava dormendo mentre è successa questa cosa, non sa nulla dell'altro da sé, della donna. E cosa fa? Non ammette di non sapere, non ammette che in una relazione, e anche noi siamo così, l'altro è sempre stupore, meraviglia, non sappiamo cos'è, è diverso da noi, noi stiamo insieme al mio compagno, alla mia compagna, a mio marito, a mia moglie, esattamente perché è diverso da me. Allora è interessante perché che fa questo genio di Adamo? Cerca di ricondurre, dice questa volta questa qui, osso delle mie ossa, carne della mia carne, riporta tutto a sé, crede di aver capito, pensa di avere, come dire, una parte minima di sé di fronte a sé, cioè l'altro di fronte a sé è una sua fotocopia, tragedia, non hai capito niente. Per vincere la solitudine non è bene che l'umano stia la sua solitudine, cioè la relazione c'è fondamentale, perché immagine di Dio, non devi cercare tue fotocopie, non devi cercare i tuoi cloni o persone che ti applaudono, hai un altro di fronte a te. E ahimè, l'umano, l'altra parte dell'umano, la donna, Kawa, Eva, la Dante Vita, sta zitta, non dice nulla. Insomma, da questo rapporto dell'umano con gli animali, Dio ha voluto fare questo, un rapporto uno di fronte all'altro con una distanza, e invece si ricerca di nuovo di fare questo rapporto, uno sottomesso all'altro, che sia uomo e donna, fate voi. Ma è qui che non funziona. Ecco allora che interviene, interessantissimo, è l'unica volta nei primi 11 capitoli della Genesi il redattore che dice allora, quindi, qual è la soluzione per superare questa impasse? E ce lo dice, la soluzione per creare veramente una coppia. Perciò l'uomo lascerà la sua famiglia, si attaccherà alla sua donna e saranno una carne sola. Ecco i tre modi per gestire una relazione secondo il libro della Genesi. Lasciare la propria idea di famiglia, abbandonare quello che noi pensiamo sia la famiglia,
attaccarsi all'altro, cioè creare questo rapporto, questa relazione e unire la carne, che nella Bibbia non ha nulla a che vedere con la sessualità, ma con la parte fragile, cioè trovare un punto d'incontro non facendosi vedere forzuti, ma condividendo la propria fragilità. Ecco, questo intende la Genesi, dicendo che non è bene, davvero la solitudine non è qualcosa che ci appartiene, ma si possono creare relazioni solo mantenendo le distanze e creando le diversità, non sottomettendo l'altro e soprattutto non avere paura di condividere la propria fragilità. Ecco perché nella tradizione cristiana il cammino di coppia è sempre stato visto appunto come un mezzo, uno strumento, non come un fine. Anche se sono innamorato di te, anche se sei la cosa più bella che mi è mai capitato di avere, sei in realtà penultima e insieme cerchiamo l'ultimo. Se questo è il progetto di Dio a cui Gesù si richiama, allora capisco meglio il Vangelo di oggi, in cui Gesù viene chiesto questa cosa del divorzio, che era un divorzio totalmente sessista e maschilista. In questa sezione del Vangelo di Marco Gesù prende la difesa dei più deboli, infatti il Vangelo si conclude difendendo i bambini. La donna al tempo di Gesù era proprietà del maschio di casa, del padre prima, dei fratelli e poi del marito, e quindi ci si poteva anche liberare di lei, bastava un libello di ripudio, cioè una dichiarazione scritta in cui si diceva non mi interessi più, e motivi del ripudio poteva essere non hai cucinato bene oppure ti sei svelata davanti agli altri. Capite che quando viene detta questa cosa, viene posta questa cosa, per cui i maschi per solidarietà dicono non è che è così, ce lo ha detto Mosè, e Gesù dice boh, non so se ve l'ha detto Mosè, e se ve l'ha detto è perché voi siete dei topoloni, ma Dio non l'ha pensata così. Allora non prendiamo questa pagina come un'affermazione dei principi cristiani contro il divorzio, ma come il sogno di Dio. Cioè Dio sta dicendo a me e a te, qualunque sia la tua situazione sentimentale affettiva, che tu abbia una bella relazione di coppia, che tu abbia vissuto una sofferenza e una separazione, che tu sia da solo perché lo hai scelto e non hai trovato la persona giusta, qualunque sia la tua situazione, Dio non l'ha pensata così. Dio pensa che non è bene stare alla nostra solitudine, che possiamo creare relazioni anche affettive, anche di coppia, e che queste sono possibili. Beh, allora sì, è una buona notizia. Buona domenica.